Quando una coppia si separa, le versioni sul come la rottura è avvenuta sono molteplici. Si crea una sorta di telefono senza fili che arriva fino a chi i due in questione, magari, li conosce solo di vista. Ma, quando una coppia è famosa, l'immaginario telefono ha la possibilità di fare dei veri e propri voli pindarici, andando così a foraggiare congetture e illazioni che ogni tanto non si discostano poi molto dalla realtà. Su Belén Rodríguez e Stefano De Martino si è detto molto. Si è parlato della scelta di tornare ad essere una coppia, di come due, nonostante siano stati separati per molto, siano riusciti a ricostruire il loro rapporto, ma anche di come questo legame poi non fosse così forte, che fosse in bilico, che i due volevano cose diverse. Poi le vacanze lontane, neanche più un selfie insieme, le prime voci di crisi e infine la foto di Belén con un nuovo uomo, Elio Lorenzoni. Fabrizio Corona, che è stato dal 2009 al 2012 fidanzato con Rodríguez, è entrato a gamba tesa nella crisi. Ha parlato senza filtri di presunti tradimenti di De Martino, di come lui sarebbe tornato con Belén dopo che è nata Luna Marie, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese, per fare bella figura, e anche di come in realtà i due da mesi vivessero un profondo senso di tristezza per un rapporto che stava di nuovo naufragando. Ha raccontato di come lui si vergognasse di lei e di come lei invece non sopportasse più il modo in cui lui voleva vivere la relazione. Parole forti che Corona ha scritto sul suo canale Telegram senza alcun filtro, ma le sue parole potrebbero, in parte, raccontare ciò che ha portato Stefano e Belén ad allontanarsi. È infatti il settimanale Chi, nel servizio dedicato alla paparazzata di Belén e Elio, a riaprire le congetture sul perché i due si siano lasciati. Tra quelle più popolari c'è la versione che fa riferimento agli stili di vita diversi dei due. Si racconta che si siano lasciati perché lui era molto concentrato sulla carriera televisiva, scrive il magazine, non aveva mai voglia di uscire, non condivideva lo stesso mondo di Belén, e stava con la moglie più che altro per il senso della famiglia. Un'altra versione invece fa riferimento agli altri amori dei due mentre si erano separati. Dopo le interruzioni che hanno costellato il matrimonio, il loro rapporto non è mai tornato come ai primi tempi. La differenza sostanziale tra i due è che se Belén non ha mai nascosto di aver provato a voltare pagina, un esempio su tutti Antonino Spinalbese. Lo stesso non possiamo di De Martino, che non ha mai voluto rendere pubblici i suoi flirt. Questa sua decisione sarebbe la conseguenza di due motivazioni. La prima, scrive Chi, è che lui non voleva un vero strappo con Belén e non voleva presentare a suo figlio una donna che non fosse quella della sua vita. La seconda riguarda invece la sua carriera. E infatti questi differenti modi di vivere, raccontarsi e affrontare la quotidianità sono stati motivi di scontro sul modo in cui i due gestiscono i social. Belén voleva pubblicare foto della coppia, Stefano era più trattenuto non perché si vergognasse di lei, ma proprio per una forma di pudore, se vogliamo anche professionale. Pudore mediatico potrebbe essere il risultato del suo cambio di rotta professionale, da ballerino a conduttore televisivo, e quindi la scelta di essere poco presente sui social, se non con contenuti mirati, potrebbe essere una strategia lavorativa. Chissà se questa nuova rottura sarà per De Martino catartica, chissà se lo strappo adesso ci sarà e se, di conseguenza, lo vedremo tra le braccia di un altro.